La nostra scuola è ubicata in un territorio particolare che si chiama appunto l'Alta Murgia Barese. Siamo un territorio di margine, un territorio di confine tra appunto la Murgia e la Fossa Bradanica. Due sono gli elementi identificativi della nostra città, l'acqua e la pietra. La pietra calcarea si vede, l'acqua no, appunto, perché l'acqua lavora sottoterra, sotto traccia, scava anfratti, caverne, un grande canyon. Questa è la nostra identità. Oggi è un territorio che è stato provato tantissimo dall'emigrazione, un territorio segnato dalla disoccupazione e soprattutto credo che la piaga più grande sia la perdita dei cervelli. Cioè i nostri ragazzi, i nostri giovani che si formano nelle nostre scuole, moltissimi sono costretti ad andare via e quindi è una zona interessata anche negli ultimi decenni, anche da un evidente calo demografico. La necessità principale, la priorità delle priorità appunto, è quella di sconfiggere la dispersione scolastica e di elevare le competenze di base dei nostri ragazzi. Quindi la logica che tiene insieme tutto è avere un focus chiaro, il focus è questo, migliorare gli apprendimenti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi e far convogliare tutte le risorse, che non sono tantissime ma comunque sono importanti, i fondi europei, i finanziamenti nazionali, questo importantissimo finanziamento del progetto della direzione non basta, nella direzione delle due priorità che sono state indicate dal PTOF, appunto il contrasto alla dispersione e il miglioramento degli apprendimenti, soprattutto nelle competenze di base. Bisogna, per cambiare effettivamente la didattica, rompere in qualche modo la centralità dell'aula classe. L'aula classe è fondamentale per gran parte dei processi di apprendimento, ma i processi di apprendimento non possono svolgersi esclusivamente nell'aula classe, altrimenti l'aula classe diventa una prigione. E quindi la nostra scuola aveva una grande risorsa, e ha due grandi risorse in realtà, in termini di spazi. Essendo stata costruita a fine anni 80, per fortuna non ha i corridoi, ma degli ampi androni. Ne ha quattro, dove si affacciano appunto le aule, quindi pensati inizialmente già come spazi di comunità, come spazi di condivisione, di cooperazione, ma il limite grande era che non erano arredati, non erano fruibili in qualche modo per delle attività didattiche. La seconda risorsa appunto sono gli spazi aperti, il giardino. Abbiamo pensato di realizzare degli spazi di interclasse, di realizzare una agorà diffusa, una redazione del giornalino della scuola e una biblioteca. E poi, nello spazio aperto, realizzare un ambiente per la didattica outdoor. E ovviamente poter fare lezione fuori è diventata anche, come dire, una marcia in più per la nostra scuola e per i nostri ragazzi, per poter fare, lavorare, sperimentarsi anche con il lavoro che so, magari di scienze, mettendo sull'orto e via discorrendo, ma anche le lezioni fatte in maniera diversa, che non sia soltanto chiuso dell'aula, che si lavora benissimo tutto quanto, però diventa un attimo di coinvolgimento maggiore per i ragazzi. Il progetto del giornalino scolastico è stato avviato nel giugno 2021. L'obiettivo principale era quello di avvicinare gli alunni al linguaggio giornalistico, quindi sviluppare la lettura, l'esercizio della lettura e della scrittura, ma in una nuova forma di comunicazione. In questa maniera si sviluppano le competenze linguistiche attraverso la progettazione e la rielaborazione delle conoscenze. I bambini hanno la possibilità, attraverso questa forma di comunicazione, di dare espressione ai loro bisogni, ai loro interessi, di dare voce. E infatti la nostra voce è proprio il titolo che hanno voluto dare alla testata. All'interno di questo progetto noi abbiamo pensato di poter dare ai bambini che si avvicinano e si accostano a questa esperienza una gamma di notizie e informazioni necessarie anche per poter poi un domani pensare che questo possa, perché no, diventare un lavoro o quantomeno essere coltivato come un hobby più in là. Quando invece ci è stato proposto il CDR, il Consiglio dei Ragazzi, abbiamo partecipato a una formazione in una summer school, abbiamo partecipato come docenti e come referenti, perché poi ci sono le colleghe che sono le referenti, abbiamo proceduto nella nostra scuola, coinvolgendo
approccio presentando al collegio dei docenti, il dirigente del collegio dei docenti ha approvato, poi scelto anche le classi che dovevano partecipare, gli alunni quarte e quinte per adesso, poi andremo sempre a ritroso a far arrivare, che so, anche gli ultimi anni di scuola dell'infanzia, perché prima si lavora sulla cittadinanza, prima si lavora sul pensiero collettivo, meglio è. Ed allora abbiamo progettato, quest'anno è stato già il primo anno l'anno scorso, però è stato negli ultimi tempi del marzo dell'anno scorso, è durato poco quel consiglio. Invece stavolta a settembre già siamo partiti con individuando le classi, i ragazzi che volevano partecipare, ci sono state le elezioni di ogni classe dei consiglieri e oggi si è votato il presidente del consiglio dei ragazzi di questo istituto comprensivo. Ecco, è stato presidente del consiglio dei ragazzi, anno 2022-2023. Far parte della grande famiglia del Senza Zaino assicura ai docenti novizi, ai docenti che arrivano nella scuola per il primo anno, una formazione di onboarding, una formazione con un consistente numero di ore, con degli esperti molto molto bravi, per cui questi colleghi che arrivano non sono spaesati, ma hanno un accompagnamento iniziale e di questo non se ne occupa la scuola. In realtà questa formazione viene offerta grazie al progetto Ora Direzione Non Basta, che assicura i finanziamenti per la realizzazione dell'onboarding. E poi la stessa possibilità di potersi confrontare, parlo come dirigente, con altri dirigenti in tutte le regioni italiane, questo assicura la possibilità di creare un network, di scambiare buone pratiche, per cui anche se siamo collocati in una posizione abbastanza marginale, il far parte di una famiglia di scuole in qualche modo supplisce a questa marginalità e ti inserisce in un circuito più ampio.